manifestazione in piazza presente alla Strasse Bazzano con l'assessore Giovanna Rossi, un commento a caldo. Beh, è una bella giornata dopo una settimana di pioggia, comunque Caselle è ricca di contenuti, di persone che corrono, che passeggiano, che vanno con il cane. Noi siamo contenti intanto perché il tempo tiene, poi perché c'è sempre comunque una buona partecipazione. Speravamo forse in numeri maggiori, però il 24 maggio è anche una data importante con 1000 manifestazioni contemporanee, quindi comunque se il Vazzano c'è noi siamo molto felici. Bene, ringraziamo l'assessore. Siamo qui con Davide Barale alla Strasse Vazzano. Lui è stato anche uno di quelli che prendeva le iscrizioni alla marcia. Dimmi Davide, perché ci hai mandato dalla parte opposta? Quelle indicazioni dall'alto. Una ha detto prima una cosa, prima una ha detto l'altra. La partenza per Davide è sempre dalla parte opposta. Grazie Davide. Di che? Si è il Vazzano in piazza insieme anche a Michele Rizzi. Michele Rizzi, grande runners, un commento accanto sulla manifestazione. No, veramente ben organizzata, percorso bello, scorrevole, piacevole, più degli altri anni. E che dire, un po' di misto, un po' di sterrato, un gruppo bellissimo perché siamo sempre stati uniti dall'inizio alla fine e quindi veramente sono contento. Una bella manifestazione. Abbiamo mantenuto i 4.30, 4.29 sui 21.750, 21.7, quindi leggermente più lunga di 21. Molto ben organizzata, una bella manifestazione. Grazie Michele. Stare in piazza, presente alla Strasse Bazzano insieme al sindaco Enoch Soranzo, nonché presidente della provincia di Padova. Vorremmo che tu dessi il via ufficialmente a questa festa delle associazioni. Beh, un vero piacere, siamo nelle fasi conclusive della Strasse Bazzano, con molta umiltà abbiamo fatto i 4 km, ma mi sono assolutamente goduto il territorio e anche tutta la cittadinanza, non solo di Solazzano, ma di molti comuni della provincia. E adesso inizierà quella che è la grande cavalcata della festa delle associazioni, fino a stasera alle ore 20, con tutte quelle solidarietà che fanno vivere, fanno esplodere quello che è il grande sentimento di solidarietà che contraddistingue la nostra cittadinanza, ma che è anche di fatto una peculiarità di tutti i cittadini padovani in tutte le manifestazioni. Quindi vi aspettiamo, siamo molto felici di questa grande adesione, il tempo regge e quindi a stasera anche a conclusione con i concerti e le nostre manifestazioni. Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, Selvazzano in piazza anche con Francesca e il suo bellissimo cane. Un commento accanto su questa manifestazione. Ma guarda, è stata molto emozionante, sono arrivate che c'era la banda ed è stato un bellissimo momento di emozione. Poi siamo partiti perché è difficile trattenerlo, ma complimenti per l'organizzazione, no, molto bella veramente. Bene, fai un bellissimo inquadratura sul cane, grazie. Sui cani, grazie. C'erano tantissime ciotoline colorate per i cagnolini, un amore veramente. Ma bello che è il percorso, sì, dai cani di Coppercia. Selvazzano in piazza con la dottoressa Alessandra Capani, responsabile del Contile, l'associazione a cui la marcia di quest'oggi darà tutto il ricavato beneficenza. Vuoi dirci due parole su questa manifestazione? Volentieri. Per noi è stato un grande piacere partecipare a questa manifestazione perché il Contile, che è una parte importante del Dipartimento di Salute Mentale, lavora proprio per l'integrazione nel territorio, quindi credo che questa sia un'occasione assolutamente fondamentale e significativa allo scopo di lavorare per l'accompagnamento nel mondo esterno e per creare un dialogo tra interno e esterno. In particolare poi la possibilità di usufruire dei mezzi economici maggiori in questo momento ci ha permesso di finanziare il concerto di ieri sera, che è stato bellissimo, e anche un'attrezzatura per la sala computer che stiamo inaugurando. Bene, speriamo di continuare così, che questa amministrazione abbia sempre queste nuove iniziative. Grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti, sono il presidente dell'associazione Freedom for Children, siamo qui alla Casale di Selvazzano e volevo farvi solo presentare un attimo la mostra fotografica. Allora, vedete, qui praticamente è questo il quartiere, qui siamo a Nairobi, nella periferia di Nairobi, qui è Dagoretti, il quartiere delle slum, dove abbiamo un laboratorio insieme in collaborazione con le suore salesiane, dove stanno lavorando appunto 90 donne e aiutano praticamente a sostenere la famiglia e anche i bambini. Mentre qui in fianco vedete il quartiere invece di Matare, che è sempre nella periferia di Nairobi,
ma troviamo una situazione veramente difficile perché abbiamo 200.000 persone che vivono su 2 km quadrati e la situazione igienica sanitaria dei bambini e anche degli adulti è veramente quasi insostenibile. Mentre ovviamente la nostra associazione si occupa di sfruttamento minorile, siamo anche presenti in India sostenendo appunto una scuola salesiana di 250 bambini. E lì in questo momento abbiamo 200 soci, lo facciamo tramite l'adozione a distanza, a 60 euro l'anno riusciamo a mantenere appunto questa scuola e dare ai bambini un grembiule, un pranzo e libri di studio. Questo che riusciamo a fare in un anno. L'associazione è nata nel 2011, siamo nel 2015 e siamo contenti perché abbiamo 200 soci e continuiamo di aumentare appunto questa nostra possibilità. Aumentiamo i soci, aumentiamo anche la possibilità di aiutare questi bambini. In questo caso parliamo di sfruttamento minorile e cerchiamo di affrontare la situazione in tutte le maniere, siamo qua in quasi tutte le piazze e continuiamo questo nostro lavoro, tra virgolette, con la